sport e cultura. Seguiranno questi due filoni gli interventi di rigenerazione urbana che verranno realizzati entro 15 mesi dai comuni di Vallefoglia e Lunano, finanziati dal PNRR. La notizia è circolata circa 2 settimane fa, ma la stretta di mano tra i due primi cittadini è arrivata oggi nella sede comunale di Colbordolo di Vallefoglia, dove sono stati illustrati i piani dei lavori pubblici che vedranno coinvolti i due territori. Quello fornito dal piano di resistenza e resilienza rappresenta un aiuto economicamente importante per i due comuni. 2,5 milioni di euro a testa per la rigenerazione urbana, volta a migliorare le qualità del decoro e del tessuto sociale e ambientale. Servono per fare, diciamo, portare il palla di Onigi a 8 metri e 1500 posti, consentendo di giocare la squadra femminile di Serie A di pallavolo a Montecchio piuttosto che altrove. In secondo luogo, recuperare interamente la mura castellana di Colbordolo significa avere 3 borghi storici con tutte le mura recuperate e che, attraverso la collaborazione con l'Università di Urbino, rendere anche le grotte fruibili, cioè quello che progettava l'architetto Paciotti, grande architetto militare che ha progettato in mezzo Europa. Infatti, i due parametri ci hanno caratterizzato con Lunano, perché uno chiede perché Lunano, che sono la forte immigrazione e la forte crescita produttiva e industriale, che ci ha consentito di essere, diciamo, gli unici nel centro-nord del nostro paese. Il resto è tutto in campagna, in Basilicata, al sud d'Italia. Tutti questi finanziamenti sono andati. Il finanziamento più che importante, direi veramente straordinario, che a Lunano non abbiamo mai visto, insomma, come finanziamento diretto a fondo perduto e che riguardano opere direttamente della proprietà del comune. Quindi siamo veramente emozionati, molto contenti. All'interno degli interventi, appunto, in due filoni che riteniamo fondamentali perché sono la cultura e lo sport. La cultura ovviamente è il nostro territorio che è caratterizzato, in particolare gli interventi riguardano i borghi, che riguardano quindi lo sviluppo dei nostri comuni, no? Dal Medioevo a oggi, quindi riguardano fortemente e caratterizzano quello che è un'attrattiva molto fondamentale. Nel nostro caso gli interventi sono tre. Uno riguarderà il recupero della Torre Civica, che è la torre antica di avvistamento, della quale oggi rimane solo una porzione. Un secondo invece è la rigenerazione di una casa che servirà proprio come centro di servizi culturali, che è di proprietà del comune, ma ovviamente è una casa in questo momento che non è agibile, quindi andrà rigenerata completamente. E un terzo intervento invece che riguarderà le mura e il bastione anche da noi. E d'altro modo invece lo sport. Io credo che lo sport sia veramente uno dei veicoli che i comuni devono spingere maggiormente. Per i ragazzi, soprattutto per le nuove generazioni, perché consente veramente di sviluppare anche delle forme di cura del proprio benessere, del proprio corpo e allo stesso modo di impiego del tempo libero, e credo anche per creare delle relazioni molto importanti tra i ragazzi e i giovani, in particolare anche gli immigrati, perché anche i nostri comuni, una caratteristica che hanno è che sono caratterizzati appunto da una presenza di immigrazione molto alta. Diciamo che una parte riguarderà molto probabilmente la riqualificazione degli spogliatoi esistenti, mentre un'altra parte stiamo valutando se dirigerci sostanzialmente su una riqualificazione dei servizi oppure una copertura, ma in questo caso dobbiamo ancora un attimo definire.